Ciao Noah, buonasera. Come Ciao, ciao Edel, ciao a tutti. Bene, stai? tutto prosegue bene, insomma, ci stiamo pian pianino, diciamo, ritornando, stiamo pian pianino ritornando ad una normalità. Un po' di riaperture, una boccata di ossigeno, insomma, ce la godiamo, ecco. Vero, vero. Aspetta un attimo che vado a mettere. La diretta sul cellulare, così riesco a vedere i nomi se per caso dovessero esserci delle persone che fanno delle domande, perché non riesco a vedere i nomi direttamente sul computer, quindi perfetto. Eccoci. Buonasera a tutti, vedo che le persone si stanno collegando. Ciao Mirella, ciao Patrizia, Gabriella. Insomma, piano piano arriviamo in compagnia anche di tutte le persone. Stavamo dicendo, sì, devo dirti che si comincia a respirare un po' di libertà, era ora, cosa dici? E fa anche uno strano effetto perché poi ritornare di nuovo fuori di casa, no? E camminare per le strade, per i centri commerciali che ora riapriranno, un coprifuoco alle 23, insomma, diciamo che pian piano è un ritorno graduale che però fa specie, no? Ti guardi un po' attorno, almeno a me succede così, inizio a osservare attorno e dico, ma sì, ma quella cosa lì forse me la ricordo, no? Qualche tempo fa ce l'ho passato per quella strada, però effettivamente è così. Boh, mi dà veramente un senso di stupore, ma anche di gioia, perché poi, bene o male, si è rimasti chiusi in casa tanto tempo, e questo È è un vero, po' il bisogna, dato di fatto. sai, bisogna arrivare alla normalità piano piano, ma giusto che sia, no? Nel senso, stiamo tutti attenti, rispettiamo quello che dobbiamo rispettare, però un po' di aria, un po' di libertà ci vuole. Dopo tanto tempo ci vuole. E poi attendiamo la bella Allora, stagione, l'estate. vero, vero, però sai, occorre sempre comunque fare attenzione, occorre sempre comunque rispettare quelle che sono le regole, no? Le Certo. distanze, le mascherine, tutto quello che dobbiamo fare, però vabbè. Ogni tanto devo dire sono in giro, mi guardano e me la sono dimenticata, però devo correre dietro, Succede, riprenderla. perché ormai è Sì. diventata una routine. Quando si entra nella routine, poi si entra anche nel dimenticarsi alcuni gesti che purtroppo a volte succede. Figurati con memoria che ho io, poi guarda, una delle cose più fantastiche. Allora, eccoci arrivati alla nostra serata, siamo in compagnia, ci sono più di 40 persone collegate, quindi penso che invece possiamo iniziare e introdurre quello che è il nostro, la nostra chiacchierata, no? Ancora una volta parlando di medianità. Tu, vabbè, sai che io faccio medianità, adoro condividere qualsiasi tipo di esperienza con persone che fanno medianità. E questa sera abbiamo, aspetta, la libertà bisogna volerla pretenderla. Ci hanno abituati ad una forma sottile di sottomissione. Dopo bisogna anche sapersi sottomettere, però devo dire. Però è vero, è vero. Come dire, fatta la Grande, vero. legge, trovato l'inganno. No, vabbè, però sai, magari rispetti le regole, sottomettersi, è vero quello che dice, però la libertà è una cosa importante, la libertà è una cosa importante per ognuno, quindi dovrebbe essere un bene che ognuno di noi deve vivere, no? Deve avere, è la vita, la libertà è la vita, secondo me. Quindi va bene, ritorniamo al nostro discorso, medianità. Abbiamo deciso di parlare di scrittura automatica, no? Sì, esatto. Scrittura automatica, ne parlo con te perché io ti ho visto e le persone sanno che amo sempre andare a vedere e capire. Quindi so che la tua è una scrittura automatica e non ispirata. Quindi Sì, iniziamo la nostra serata e
e lascio parlare a te adesso. Parlando della scrittura automatica, è entrata, come dire, a far parte della mia vita durante la mia adolescenza. È stata una fase. Tutto è capitato per caso. È capitato una sera, una notte, anzi in sogno, dove mi è apparsa questa signora, una signora molto, molto distinta, che la vedevo seduta in una scrivania. E stava scrivendo, quindi continuava a fare dei cerchi su un foglio, no? E continuava a scrivere. E ricordo questo sogno in un modo particolare, perché non si trattava di un sogno che potesse, come dire, provenire dall'inconscio, no? Perché non c'era nient'altro se non proprio l'immagine concentrata di questa signora con i capelli ricci, biondi, che stava scrivendo. Io me la ricordo proprio distinta, proprio ricordo com'era fatta lei, cosa stava facendo. E a un tratto ha alzato lo sguardo, mi ha guardato e mi dice: "Vedi, è così che si fa". Io rimango un attimo sbigottito, poi mi sveglio di soprassalto. Ero emozionato tantissimo. Io mi ricordo quell'emozione, quella sensazione che avevo dentro. Mi è rimasta tutta la notte, perché poi mi sono svegliato nel cuore della notte, e mi è rimasta anche il giorno successivo. Era come se avessi avuto in quel momento una comprensione, una chiave, per poter accedere, per poter fare. Era come se lei mi avesse, diciamo, indicato la strada, la via da percorrere, per poi iniziare quello che sarebbe stato la mia avventura, il mio percorso nella scrittura automatica. Tant'è vero che all'epoca andavo ancora a scuola, non vedevo l'ora di tornare a casa da scuola per mettermi davanti a un foglio bianco con una penna in mano e portarmi alla stessa identica, cioè ritornare a far rivivere quell'emozione che io avevo percepito nel sogno, che era la stessa emozione che io ho sentito al mio risveglio. Mettendomi in quella condizione. Vorrei farti una domanda, perdonami, perché all'inizio, quando questa cosa si è manifestata, tu inizi già come scrittura automatica o come scrittura ispirata? Sai che sono due cose distinte, no? E quindi la scrittura automatica è sotto il controllo del mondo dello spirito, mentre la scrittura ispirata è un qualcosa che passa attraverso la mente del medium. Sono due cose diverse. È iniziata sotto forma di scrittura automatica, non scrittura ispirata. È iniziata così ed è finita, diciamo, e continua ancora tuttora come scrittura automatica. Dico questo perché nel momento in cui io mi mettevo in quella condizione, in quella vibrazione, in quell'emozione che avevo provato durante il sogno, in automatico la mia mente aveva un blackout totale. Quindi non ero, come dire, padrone di quello che era il mio braccio, il mio atto di scrittura automatica, ma me ne accorgevo solamente dal momento in cui questa terminava e andavo a rileggere quello che c'era scritto. Infatti. Con grande stupore, poi riuscendo a capire e decifrare quello che era all'interno di quelli che sono, io li chiamo gli scarabocchi, detto in un modo molto, molto, Ci molto sta, vero, molto ci sta. vero, perché È molto reale. è reale la cosa. Sì. Poi con tantissime differenze e sfumature, che poi ho imparato mano a mano con l'andare del tempo, però se devo andare ad analizzare quella che era la forma della prima scrittura automatica rispetto a quella attuale, è cambiato veramente tanto. È cambiata tanto. Certo, io tra l'altro ti ho visto, tu cominci ad avere il viso che cambia, no? Quindi cominci ad assumere questa espressione, come quando le persone cominciano ad aver intontita, ecco, è un'espressione di una persona che piano piano sta cadendo veramente in una condizione alterata, no? Però ti ho visto anche nella modalità che scrivi e come dici tu, poi riesci comunque a decifrare e riesci a rimanere a perdere tempo in questa condizione. Sì, in sostanza tutto avviene con un assopimento di quelli che sono i sensi,
sensi fisici, perché inizio ad avvertire i suoni a distanza, inizio a faticare a fare dei ragionamenti, anche se molto semplici, però veramente non ho più diciamo, la lucidità mentale, diciamo, che ho Capisco. nell'atto quando sono in veglia, insomma. Proprio va a cambiare, a rallentare tutti quelli che sono i sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto, si rallenta tutto, è come se ci fosse un ammortizzatore, no? Che attutisce un attimo il colpo, e in quel momento c'è il blackout, totale. Sì. E Tra poi l'altro, un risveglio poi di altri sensi, perché poi durante la scrittura automatica mi accorgo che a volte sto come sognando, cioè accadono anche queste particolarità, cioè mi arrivano immagini, mi arrivano percezioni, continuo, diciamo, in una forma differente quella che sarebbe diciamo, la mia vita, in un certo senso, no? È come se in quel momento io stessi proprio completamente dormendo. infatti, è una cosa che tu ogni volta dici, e una particolarità è che quando poi ritorni, sei particolarmente vispo, non hai strascichi di ciò che capita, anzi, sembra che ti sei rigenerato, ti sei ricaricato. Non provo stanchezza, infatti la cosa buffa che io mi diverto un sacco, perché quando faccio scrittura automatica arriva quel senso, una volta terminata, di come essersi risvegliati da un sonno ristoratore, ma molto più ristoratore rispetto al sonno normale che faccio di notte. Quindi veramente mi sento riposato, mi sento carico. Certo. È veramente divertente, anche perché poi si vede nelle mie espressioni, diciamo, sono abbastanza Certo. Guarda, espressivo. hai una domanda, te l'ho scritta lì sotto se Ok, riesci a leggerla, sì. ed è divertita. Sì, arriva in modo automatico, non arriva, diciamo, indotto da me. Non è un qualcosa che io posso decidere di indurlo. Dal momento in cui mi metto nella condizione di effettuare la scrittura automatica, nel senso definisco quello che è un tempo da dedicare a quello che è il mondo spirituale, quindi alla scrittura automatica, arriva proprio il senso di assopimento. Quindi è un qualcosa che è generato da un mettersi in condizione di lavorare con loro. Certo, hai una predisposizione in quel momento, non è che è una cosa che possa capitare, però è un tempo per loro, no? Esatto. E quindi Esattamente. assolutamente sì. Parlando prima, avevamo anche detto le tue scritture che hai preparato giusto per far vedere come scrivi. E poi, vabbè, parleremo anche al di là di come è cambiata questa cosa nel corso degli anni, perché poi è comunque un'evoluzione costante, no? Non è una cosa che rimane sempre in quella modalità, ma invece c'è un crescere e sotto un certo aspetto dovremmo dire un entrare più in profondità. È un iniziare a capire come funziona, cioè io lo chiamo così, cioè nel senso un capire il meccanismo, no? Che ancora oggi, come dire, mi piace definire proprio tutto questo con la parola ricerca, no? Perché fondamentalmente è uno scavare a fondo a un qualcosa di veramente strutturato e complesso. Strutturato e complesso non solamente nella fase di, diciamo, mia fisica di come avviene, ma anche in quelli che sono i messaggi che poi arrivano, perché via via, con l'andare del tempo, passando ovviamente gli anni, perché appunto da quando avevo 14 anni, ora ne ho quasi 32, quindi è passato un bel po' di tempo da quando faccio scrittura automatica, però le caratteristiche proprio dei messaggi che arrivano cambiano le conformazioni
delle parole, cambiano le strutture delle frasi intere, cambia un po' quella che è anche la mia stessa capacità di interpretazione di quello che arriva. Certo. E tante volte succede che è proprio è come se durante la fase di scrittura automatica quello che viene indicato nella scrittura poi rimanga dentro di me. E rimanga dentro di me come una sorta di insegnamento, se così vogliamo dire, come un Ed completamento, economica della romanianità. più che insegnamento è completamento, cioè io lo chiamo così perché poi mi sento, come dire, appagato dal momento in cui comunque o sto aiutando una persona oppure strutturiamo una giornata, non so, di ricerca o cose di questo tipo. È veramente un ritorno in termini energetici, questo è quello che dicevamo prima del fatto che poi mi sento vivo, energico, carico, è un ritorno in termini energetici, non da poco, non da poco. Certo, ma del resto essere al servizio vuol dire anche che il mondo spirituale lavora su di noi, e quindi è comunque un arricchimento ogni volta, capito? Sono insegnamenti che effettivamente rimangono. Ecco, io parlavo di profondità, nella profondità mi riferivo a ogni volta che continuiamo nel tempo. C'è una modifica, una profondità, perché il mondo spirituale lavora su di noi e quindi lo strumento lo affina sempre di più, no? Sì, E quindi l'evoluzione della quale parlavo con te, la modalità di come tu hai iniziato quando eri un ragazzo, arrivando ad oggi, è sicuramente completamente diversa, no? Però è volevo cambiato tanto. chiederti, tu ricevi anche ricevi anche insegnamenti, ricevi anche messaggi di un certo livello. E sì, ultimamente si sta andando a configurare un po' una caratteristica di questo tipo, nel senso che quando effettuiamo con un mio carissimo amico quelle che io chiamo le nostre ricerche, le giornate proprio di ricerca medianica, no? Riceviamo queste entità dove vengono proprio con l'intenzione di parlare di un determinato argomento. Come se praticamente quel giorno ci fosse un insegnante, no, fra noi e venisse a parlare di cose che effettivamente non ci aspettiamo, perché quello di cui parlano poi riguarda tantissimo il mondo spirituale, ma riguarda anche poi un discorso di filosofia e rispondono a tantissime domande, perché poi Roberto, questo mio carissimo amico, è molto curioso, quindi di conseguenza andiamo proprio, cioè lui va in profondità le cose e arrivano veramente degli insegnamenti che hanno delle caratteristiche ben precise, nel senso che semplicemente rispondono esattamente a quelle che sono le domande e i temi dell'insegnamento che loro stessi intendono dare. Certo, guarda, c'è una domanda per te, che è di Rossana. Ciao Rossana, e riesci ad identificare chi parla con te? Possono parlare sugli spiriti più elevati o quelli più in basso, meno evoluti? Allora, riesco a identificarli? Sì, nel senso che la prima cosa che avviene è la visualizzazione dell'entità che viene a parlare. Credo che sia una sottospecie forse di sicurezza, no? Però è come se la mia guida mi mostrasse l'entità che sta per arrivare. Quindi inizio a percepirla, inizio a sentirla, inizio a visualizzarla e successivamente poi il vuoto totale, quindi inizia tutta la fase di assopimento. E quindi li identifico e in più credo sì, penso proprio di sì, di parlare sia con spiriti più elevati che anche quelli più in basso. Le persone che, come dicevo prima, di solito tendenzialmente danno gli insegnamenti, io le identifico come guide, ma perché le sento con una vibrazione e un'intenzione molto, 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 molto forte. L'insegnamento di per sé, la dà sicuramente anche l'entità, diciamo, meno evoluta, ecco, non bassa, perché bassa non mi piace, forse
meno evoluta, però rimane molto sul carattere personale, sul carattere della persona, su situazioni, diciamo, un po' più, come dire, spartane, no? Se così vogliamo dire. Mentre la tendenza della guida è un po' quella di dare degli insegnamenti un po' più ampi, un po' più su uno spazio, una dimensione nostra interiore differente. Certo. Guarda, c'è un'altra domanda ed è di Cristina. Una sera quando ricevi anche in lingua straniera. Allora, no, io solitamente ricevo in italiano, nel senso che tutte le canalizzazioni che ho fatto sono in italiano. A volte capita che alcune parole possano essere in lingua straniera, firme, sigle, cose di questo tipo, ma non tutto il discorso della scrittura automatica. Però alcune parole sì. Alcune volte mi sono divertito ad andare a ricercare nei vari dizionari il significato di alcune parole, perché a volte sembrano incomprensibili, poi iniziano ad avere un vero e proprio significato successivamente quando uno si mette a ricercare proprio nel dettaglio il senso, no? Ed è bello perché poi dopo diventa coinvolgente, vuoi riuscire ad arrivare fino alla fine. Io poi sono un curioso nato, quindi faccio un po' fatica, come dire, ad estraniarmi dalla ricerca, quello sì. Bene, al momento non abbiamo altre domande, quindi possiamo andare avanti a parlare della modalità con la quale tu invece ricevi questi messaggi, quindi a volte insegnamenti, messaggi che diventano importanti, o messaggi invece diretti proprio alle persone, no? Sì, proprio si diversificano dal momento in cui andiamo a fare quella che può essere una ricerca, come la chiamo io appunto la ricerca medianica, quindi andiamo a spenderci delle giornate dove io mi presto ad accogliere chi vuole venire a comunicare e inizio a fare scrittura automatica. Quei messaggi hanno più come dire, un'evoluzione, uno scopo di insegnamento. È come se arrivasse qualcuno, diciamo, che è più orientato a una collettività, quindi a un gruppo di persone. L'insegnamento riguarda una collettività. Mentre per quanto riguarda l'incontro individuale, anche lo stato di trance è diverso rispetto a quello che può essere, ad esempio, la ricerca medianica, nel senso che l'assopimento è leggermente inferiore, ma molto più veloce, nel senso che dal momento in cui inizio a fare scrittura automatica, mi addormento velocemente. È come se ci fosse proprio un leggero passaggio e un ritornare subito dopo. È un qualcosa di molto più veloce. Durante invece quelle che sono le scritture automatiche degli incontri di ricerca, invece, è molto più lento e dura anche ore. Dura anche 2, 3 ore, 3 ore, tre. A volte abbiamo sforato anche le 4 ore di scrittura automatica. Ed è proprio la caratteristica che sto iniziando a distinguere e anche a capire, perché mi piace poi approfondire e capire quale può essere la differenza e in che modo, diciamo, io stesso vado in trance quando faccio un incontro individuale, magari, o quando può essere un incontro medianico, di ricerca medianica. Quindi proprio c'è Certo, una diversità assoluta. sono due cose diverse, indubbiamente. Hai voglia di far vedere la Sì, scrittura? assolutamente sì. Allora faccio Chiaramente parliamo di foglie, non far vedere la scrittura. vedere una scrittura automatica di un po' di tempo fa, e così rendo un po' l'idea della differenza anche di calligrafia. Credo che si veda. In questo caso è Si vede un po' più benissimo. ampia. Cioè, questa è la parte di scrittura automatica, questa sotto è la parte di ritrascrizione. La ritrascrizione, io riesco a leggere questo solamente in stato di trance, perché altrimenti, come dicevo prima, sono degli scarabocchi. Quindi tendenzialmente sono degli scarabocchi. Però assumono un significato dal momento in cui io sono in stato di trance. Dopodiché, una volta che ritorno, rileggo tutto quello che è stato scritto, perché poi dopo viene letto, viene discusso e ci Certo. mettiamo assieme ad approfondire quello che è il tema, quello che ci vogliono dire. Certo.
Attualmente invece la scrittura automatica ha una caratteristica di questo tipo. Quindi una forma molto più piccola, molto più sottigliata. A volte le righe sono più strette, altre volte si diversificano e sono più distanti l'uno dall'altro. Come in questo caso succede qua. Quindi in questo caso fra una riga e l'altra c'è molta più distanza. E non è mai sempre la stessa identica cosa. Mi hai letto la domanda, stavo per dirti, ma è sempre simile oppure no? E tu hai detto, No, non è sempre. non è mai sempre la stessa identica cosa ed è fantastico questo perché poi è una caratteristica ed è un'impronta anche di chi viene a darti il messaggio. Quindi a mio avviso è bello riuscire a vedere la diversificazione dell'impostazione. Tante volte, durante le fasi di ricerca, abbiamo anche filmato mentre facevo scrittura automatica e alcune volte ho il quaderno che è messo in verticale, praticamente, il quaderno messo dritto, così, eppure scrivo dritto, la penna va dritta ed è fantastico perché continua la scrittura anche se l'inclinazione del quaderno cambia. Certo. Allora, ritornando a parlare di quello che è la tua modalità, che differenza trovi a livello di... Aspetto che arrivino delle domande, però intanto ti faccio domande io, che non sono preparate, tra l'altro, quindi se le sta trovando tutte... La differenza di come ti senti tu rispetto a diversi anni fa, quando fai scrittura. Allora, principalmente come dire, un abbandono più deciso. Se proprio devo andarlo a definire rispetto ad anni fa avevo un po' di, come dire, di, non chiamiamola, diciamo, di suggestione, ecco, però avevo un po' di timore nel far scrittura automatica, cioè avevo paura che questo andasse ad influire su quella che era la mia fisicità, quindi non so, ad esempio faticarmi, ad esempio crearmi, diciamo, delle cose che non sentissi, ma via via con l'andare del tempo questa cosa è diventata sempre più normale, cioè nel senso ha accolto in me quella che era una normalità e quindi in questo momento mi sento più sicuro nel farla, mi sento più sereno, ho un abbandono mio molto più spontaneo e più rilassato. Certo, guarda, c'è una domanda, aspetta, vediamo se riesco a... è di Maria. Ciao Maria, hai ricevuto messaggi riguardanti il periodo che stiamo vivendo? Quindi del Covid, allora non proprio riferito nello specifico al periodo che stiamo vivendo, ma in senso più ampio, riferito ad una situazione dove dicono che è una situazione un po', come dire, di appesantimento a livello spirituale, anche a livello energetico, ma non di più, non si sono mai esposti nella scrittura automatica riguardo proprio precisamente, ecco, a quello che è il Covid o quello che è stato il periodo che abbiamo vissuto. C'è Valeria che condivide con te questo pensiero. Infatti, ciao Valeria, infatti il problema è poi tradurre, io sono all'inizio e mi spiace non essere in grado poi di capire. Anche a me viene un gran sonno durante la scrittura. Sì, sì, proprio c'è un addormentarsi di fondo. Anch'io all'inizio, dico la verità, facevo fatica a fare la traduzione. Mi ha veramente, come dire, un attimo scosso. Facevo fatica perché la scrittura era anche molto più grande. E quindi una frase a volte, cioè una parola, anzi, era su più righe. Ed era proprio difficile, ci serviva veramente tanta, tanta pazienza. E man mano poi
diventata sempre più fluida. Un messaggio Lei che è ti ha maggiormente Rossana. colpito. Ciao Rossana, un messaggio che ti ha maggiormente colpito. Beh, allora, quello che dicevamo prima, no, era il discorso di mettersi, cioè che la scrittura automatica avviene quando uno si mette a disposizione del mondo spirituale. Cioè, a me succede, diciamo, tendenzialmente questo. È vero anche che un giorno in particolare, poi lo leggo magari molto volentieri, un giorno in particolare è successo che una mattina mi sono svegliato e sentivo una strana sensazione in me. Un senso di inquietudine, di, come dire, di insofferenza, no? ma interiore, quindi c'era un qualcosa di puramente interiore e non capivo cosa fosse. Quindi mi sono messo a girare per casa, ma la cosa ovviamente non si placava, perché veramente non capivo da dove provenisse tutta questa, non ansia, no, proprio inquietudine interiore. C'era qualcosa che non capivo. E poi mi sentivo anche abbastanza sbarellato, come dire, un po' addormentato. E, boh, infatti mi ero svegliato poi da poco tempo. E a un certo punto ho detto, vabbè, mi siedo a tavola e avevo la penna davanti. La cosa strana, cioè bellissima poi, è stata che quando ho visto la penna ho capito. Cioè è come se avessi capito che in quel momento dovessi fare scrittura automatica, quindi mi fossi dovuto mettere a disposizione per fare scrittura automatica. Beh, io per un messaggio così, io dico la verità, è una vera e propria poesia, io la chiamo una poesia perché veramente è fantastica e mi ha toccato veramente, veramente l'anima, veramente mi ha fatto emozionare questo messaggio, perché è stato così spontaneo, così dal nulla, che in realtà ho capito che ce l'avevano con me in quel momento e quindi il modo in cui stava arrivando era particolarissimo, cioè veramente non avrei mai associato una sensazione del genere, perché tutti magari pensiamo, non so, siamo stressati per la vita lavorativa, per tantissime altre situazioni nostre personali, però in realtà dietro c'è una comunicazione, in realtà dietro c'è un voler comunicare. Lo leggo molto volentieri questo messaggio perché, come ripeto, anche se aspetta, è un qualcosa che... Sì. Ti devo far rispondere a due domande perché mi scappano. Sì, okay. Sì. Aspetta, scusami. Sì, sì, io intanto l'ho preparato. Come hai iniziato a fare la scrittura automatica? Perché? Ne ho scavalcata una, aspetta. Che andiamo in ordine. Prima c'è questa, che è di Gabriella. Gabriella, ciao. Esercitarsi a scrivere in generale può aiutare poi nella pratica della scrittura automatica. Allora, oddio, della scrittura automatica, Gabriella, io dico la verità, non, no. Cioè, nel senso che è un qualcosa di spontaneo, un qualcosa di automatico, proprio faccio un giro di parole, ma quello è il senso della cosa, nel senso che non è un qualcosa che venga da noi, ma proviene dall'esterno, quindi anche il movimento del braccio, anche il movimento del polso, è un qualcosa che non puoi, diciamo, come dire, gestire tu, perché non, in quel momento sei a completa disposizione, quindi loro utilizzano anche il tuo corpo fisico per poi dopo effettuare la scrittura automatica. Quindi mi viene da dire che l'esercizio della pratica della scrittura automatica non sia strettamente, l'esercizio della mano non sia strettamente collegato a quella che poi è la scrittura automatica. Da questo punto di vista mi viene da dire di no. Aspetta, che lei è Daniela? No, sì. Sto cercando di tenere le domande. Daniela? No. No, è Maria no. Rosa. Ok. Gemi Primi. Non è una domanda. Ciao, ho scavalcato Mimì. Quella sopra. Ho scavalcato quella perché mi scappano le domande dal computer. Io te le voglio far leggere. Sto tenendo bloccato col dito le domande sul cellulare, perché faccio confusione. Chiedo perdono. Allora, aspetta. Questa l'avevi già risposta, scusa. No, questa no, però avevo parlato era all'inizio. Era quella di prima. Ma... Ok, sì, infatti. Infatti.
L'avevi già spiegato all'inizio, però probabilmente si è Sì, collegata nessun dopo. problema, la rispiego molto velocemente. Allora, la scrittura automatica è iniziata, posso dire, attraverso un sogno che ho fatto con quella che poi è stata la mia guida ed è la mia guida che mi accompagna tuttora nella scrittura automatica. Mi è apparsa una notte in sogno che stava facendo scrittura automatica. Ho percepito una forte vibrazione dentro di me e è come se avessi preso consapevolezza che quella vibrazione che sentivo era la chiave che mi aiutava a sbloccare questa modalità di comunicazione. Tant'è vero che appunto non vedevo l'ora poi di tornare a casa da scuola, perché questo è iniziato più o meno nella fase adolescenziale, per provare, mettermi a provare. E da lì è iniziata la comunicazione con quella che è la mia guida. E poi dopo successivamente anche con altre entità. E quindi è venuta spontanea. È una cosa spontanea perché appunto non c'è un qualcosa, diciamo, che vada, diciamo, a esercitare. È un qualcosa che avviene spontaneamente. Aspetta, lui è Vincenzo che ti fa la domanda. Ecco, vediamo anche il Ciao nome. Vincenzo. Ciao, con la scrittura automatica la calligrafia è uguale a quella di sempre? E no, la faccio rivedere giusto per capire un attimo la differenza. Con la scrittura automatica la calligrafia non è quella di sempre, è proprio uno scarabocchio. È uno scarabocchio che inizia ad avere comprensione dal momento in cui io mi trovo in uno stato di trance, quindi cambia completamente la tipologia, la forma di scrittura, se non quella sotto, dal momento in cui la vado a riscrivere, questa è, diciamo, la mia calligrafia, anche se in un modo un po' dissennato, nel senso che non riesco a scrivere nemmeno bene, cioè quando vado a ritradurre, insomma, faccio un po' fatica anch'io, solo perché in quel momento sono veramente da un'altra parte, cioè non lì, ecco. Che Allora, tipo di è Maria. Messaggi ricevi, personali, premonitori, consigli per te o per gli altri? Guarda, un po' di tutto, se devo essere sincero. Premonitori, beh, a volte è successo con delle entità che magari, non so, anticipassero qualcosa e poi poco tempo dopo qualcosa è avvenuto. Per gli altri, assolutamente sì. E un po' veramente una vasta, cioè, se devo andare ad analizzarla proprio nello specifico, e a volte mi ci sono anche messo perché poi ho questa cosa maniacale di ritrascrivere tutte le scritture automatiche anche in formato digitale, andare a cercare, capire di che cosa parlano, insomma, come dire, mettere un po' i segnalibri delle varie cose, effettivamente si sì, trattano un po' a 360 gradi svariati temi e anche in un modo svariato, cioè quindi in una modalità svariata, quindi sia sulla premonizione che magari, non so, parlando di sogni o cose di questo tipo, quindi vanno a toccare veramente diverse sfere. Vincenzo, come fai a tradurre? Bella domanda, Vincenzo. No, nel senso che è un qualcosa che ancora non sono riuscito a capire, nel senso che anche la traduzione di per sé avviene, appunto, come dicevo prima, in uno stato di trance, cioè la scrittura automatica avviene in stato di trance, poi apro gli occhi, faccio la ritrascrizione, poi dopo mi sveglio del tutto e la rileggo e la discutiamo. Quindi in realtà è un qualcosa che ancora non riesco a capire. Lei è Anna Maria. Anna Maria, cosa accade subito dopo il trapasso? Ciao Edel, tu sai di cosa parlo. Buonasera. Rispondi tu o rispondo io? È uguale, No, mamma vuole mia. sapere, ti sta chiedendo cosa succede quando una persona sostanzialmente passa il ponte. Beh, in quel momento mi sono arrivato un po' di scrittura automatica anche a riguardo. In quel momento la persona inizia a. Intanto viene accolta. Viene accolta da,
da qualcuno che la identifica. Pochi giorni fa mi è arrivata una scrittura di questo tipo dove parlava che un suo familiare a ricordo era quello che l'è venuta ad accogliere dal momento in cui lei si è ritrovata di là. E poi c'è una sorta di elaborazione di quello che è stato in termini di vissuto la nostra incarnazione sulla Terra. Quindi c'è tutto un momento di riflessione interiore. Io parlo per quello che ho ricevuto, ovviamente, per quello che loro mi hanno detto. Questa cosa può durare poco tempo come tantissimo tempo. Il discorso è che là di là non c'è il tempo. Quindi hanno veramente è un qualcosa che riguarda noi, perciò tante volte possono passare dei mesi, dei giorni, anche degli anni, prima o poi di iniziare a prendere completamente quella che è la coscienza del loro corpo spirituale, quindi dell'essere spirituale, e poi dopo ritornare a quello che può essere in comunicazione anche con noi. Sì. Allora, lei è Gabriella ancora? Gabriella, puoi spiegare per favore cosa si intende invece per scrittura ispirata? Allora, la differenza è che la scrittura automatica è in trance, quindi è un qualcosa che avviene dove diciamo la persona che fa scrittura automatica è sotto il pieno controllo dello spirito, mentre la scrittura ispirata chi fa scrittura ispirata è un tramite, ma la comunicazione avviene sul piano mentale, quindi qualcosa che avviene attraverso il piano mentale ed è il medium poi che scrive e che muove la penna. Luciana, ti dice, ci puoi leggere quel messaggio speciale? Volentieri, volentieri, Luciano. E appunto il fatto dello speciale era appunto la modalità nella quale è arrivato questo messaggio. Per me è speciale per quel motivo, perché è arrivato di soppiatto, non me l'aspettavo, ho visto la penna e ho capito che in quel momento la mia ansia derivava da una comunicazione che doveva arrivare. Quindi mi sono messo un attimo tranquillo, ho cercato un attimino di, come dire, riprendere un attimo le forze ed è arrivata questa splendida poesia. Che dice, vola una colomba al tramonto, bel posto, era una vallata. Qualcuno bussa alla porta, una creatura dolce, bel viso, una luce nelle pupille. Questa creatura viene quando nella propria vita c'è speranza. Cosa bisogna domandarsi? Nessuno potrà rispondere nella nostra maestra che è la vita. Bisognerà superare del tormento, porsi così semmai verso coloro che ne hanno bisogno, apertamente, in un gioiello che sta nel cuore, nell'amore e nella speranza. Chi riceve questo dono è purezza. Quando guardi una persona, questa è nella grazia, nella ruota che è la vita. La conoscenza regna inespressa oltre il velo, cosa questa necessaria e allo stesso tempo giusta. Illumina questa giornata nel tuo cuore, ti sento emozionare. Riguarda il messaggio, capirai solo dalla tua voce che non sei solo e puoi farcela. Bellissimo. Quando mi è arrivata, Bellissimo. posso dire che sono esploso a piangere, veramente, ma perché la sentivo parecchio. Era un qualcosa che in quel momento ce l'avevano con me, quindi mi sono un attimo, come dire, ridestato e ho detto: vabbè, ok. Bellissimo. E non succede spesso, però ogni tanto accade. Succede spesso che piange o succede spesso che No, ricevi non succede spesso carezza? che ricevo messaggi così, perché solitamente, cioè, come dire, dico, non so, vado a destinare una giornata a quello che può essere, non so, il contatto con il mondo spirituale, quindi in quella giornata io sono completamente dedicato a loro, quindi proprio tutto il mio operato va interamente a loro. Però è strano che loro mi interpellino in un momento in cui io, boh, non lo so, magari non era dedicato propriamente a quello, però così non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Molto, molto bella. Valeria ti pone questa domanda. Ciao Valeria, non so se è già stato detto, come ti prepari per la trance? Guarda, in realtà mi preparano loro, nel senso che non,
Io personalmente non mi preparo, io vado solamente a decidere quello che può essere un giorno, un orario, un momento, più che giorno, orario, momento, forse preferisco la parola momento, un momento dedicato interamente a loro, un momento dedicato a quella che è la comunicazione con loro. E loro arrivano sempre nel senso che mi inizio ad accorgere appunto della fase di intontimento iniziale della trance, dove poi da lì iniziano a dovattarsi tutti i sensi, un po' quello che abbiamo detto anche prima. Allora, per adesso non abbiamo domande. Meraviglioso questo messaggio che hai ricevuto, lo sai? Veramente, veramente forte, veramente. Sì. Quanto tempo fa l'hai ricevuto? Questo qua è del 28 ottobre 2020. Bello, molto, molto bello. Aspetta. Allora. Te lo faccio leggere, Rossana, Roberto Setti, Cerchio Firenze 77. Roberto Setti diceva che erano i maestri a farsi sentire, lui non poteva fare molto. Effettivamente, sì, nel senso che una volta che appunto ci si mette nella condizione, nella predisposizione di accogliere quelli che sono i messaggi che arrivano e soprattutto mettersi al loro servizio, perché quello è un po'. La sento molto questa cosa qua del mettersi a servizio nel senso che in quel momento. È proprio un totale abbandono, era un po' quello che dicevo prima. Forse all'inizio della scrittura automatica non avevo così tanto abbandono a questa pratica, nel senso che avevo un po' di restrizioni, no? Mie personali nel mettermi a servizio. Ma poi mano a mano ho capito che in realtà creavo solamente un ostacolo, no? E che questo ostacolo si sarebbe superato dal momento in cui io mi fossi completamente, non dico arreso, però avessi allentato queste mie restrizioni, queste mie catene che mi tenevo addosso. Rossana, tornando al discorso del trapasso. Dopo l'elaborazione di ciò che è stato vissuto sulla Terra, si ritorna qui? Rossana, non subito da quello che loro mi dicono, nel senso che in realtà loro continuano a compiere delle missioni e quindi la loro evoluzione continua anche nell'oltre. Quindi dopo una fase di elaborazione, una volta aver ripreso quello che è la coscienza del loro corpo spirituale, poi cominciano un nuovo percorso di evoluzione. Questo percorso di evoluzione continua sia là di là e poi successivamente, quando e sarà il momento, di nuovo in un'esperienza magari sulla Terra, insomma, in un corpo fisico. Allora, te lo scrive Angela, te l'ho voluto far leggere perché è molto bello Ciao Angela. questo messaggio. Ti faccio leggere anche questo. Che, aspetta, abbi pazienza. È di Cristina, abbia c'è scritto. Ciao Cristina, molti avvertono di stare attenti alle presenze negative. Dico la verità, quella che è stata la mia esperienza, presenze negative non le ho mai sentite, nel senso che molto probabilmente a volte mi sono arrivati dei messaggi non brutti, ma che magari non potessero avere una caratteristica, magari come parlavamo prima, ad esempio, di una certa elevatezza spirituale, oppure che diciamo, potessero dare dei consigli a chi, diciamo, stava parlando con loro. A volte erano messaggi anche semplici, freddi, di entità che volevano comunicare, un qualcosa di veramente semplice. Però, da questo punto di vista, dico la verità, sarà forse anche perché è importante percepire chi si sta avvicinando. Quindi in quel momento la percezione, oltre alla visualizzazione dell'entità che arriva, ti porta a riconoscere chi. Okay.
Te lo chiede Claudia. Claudia, ciao Claudia, il libro Il mondo invisibile lo hai letto? Se sì, che ne pensi? Mai letto, dico la verità. Me lo segno però, molto È volentieri. un libro interessante. Allora, ecco, abbi pazienza che io sto mettendo piccoli messaggi, sto. Hai messaggi anche da defunti per familiari o no? Graziella. Ciao Graziella, allora sì, succede quando, ossia quando facciamo i contatti, quando faccio i contatti individuali oppure anche, diciamo normalmente a volte si, a volte arrivano. Stavo facendo, faccio un esempio, poco tempo fa è successo che durante un contatto individuale fosse entrato un secondo che voleva dare un messaggio a qualcuno che conosceva indirettamente la persona alla quale era indicato il messaggio. Sì. Lei è Graziella? Puoi evocare un'entità precisa o accogli solo chi viene spontaneamente? Non posso evocare nessuno, purtroppo è qualcosa che non si può fare, nel senso, viene chi è presente. Allora, poi vabbè, c'è questo che ha scritto Luana. Luana, il film non solare, sì, lo rispecchia molto, quelle che erano le canalizzazioni di Chico Xavier erano veramente molto molto forti e ritorna in tanti, anche nelle mie scritture automatiche, ma anche in quello che alcuni testi che ho letto, ritorna molto di verità quello che è dentro il nostro solare. Ok, lei è Maria. Tutto quello che succede qui viene programmato prima di incarnarci? Beh, una buona parte sì. Dopo un'altra buona parte è il nostro libero arbitrio, un po' che fa la sua esperienza, però una buona parte c'è tanta programmazione. Una Angela. domanda, Angela, una domanda. Ti sei subito fidato e affidato a quello che ti arriva? Hai avuto qualche dubbio? Scusami, ma anche un mio interrogativo inconscio nel voler capire meglio le dinamiche esperienziali. Allora, la mia storia parte in realtà da quando io avevo 5-6 anni. Quando ero piccolo, ero un bambino che, come dire, faceva un po' fatica a dormire, perciò i miei genitori, piuttosto che essere svegliati nel cuore della notte da un bambino che non voleva dormire, hanno preferito darmi una bella TV e mettermela in camera con il telecomando e dire quando ti svegli ti guardi la TV. Questa è stata la cosa fantastica, perché una notte, nel mentre non riuscivo a dormire, stavo facendo un po' di zapping, stavo per guardare un film abbastanza spaventoso, ecco, per un bambino, qualcosa con i dinosauri, adesso mi ricordo qualcosa di vago, e una voce mi è arrivata all'orecchio, ma una voce femminile molto forte, dove mi diceva non cambiare canale che c'è un film brutto. Cioè, questa è stata la prima comunicazione che ho avuto. Io, ovviamente, per piccolo che ero, sono corso in camera dai miei genitori urlando, no? E quindi non so neanche come ho fatto in quel momento. Mia madre, quando mi ha chiesto: ma chi era che ti ha parlato? Io dicevo: la nonna, la nonna. Peccato che la nonna era la mamma di mia mamma, che era morta quando mia madre aveva 18 anni, quindi era da un bel pezzo, insomma, come dire, no? E quindi, come dire, questa cosa l'ho sempre avuta fin da piccolo. Sarà forse perché mi è talmente tanto familiare, talmente tanto fa parte di me. Che sì, mi sono fidato e affidato fin da subito. È un qualcosa che non ho mai avuto paure, diciamo, nello specifico del mondo spirituale. Assolutamente no. Non ho mai sentito resistenza, ecco, da parte mia. Ma anche perché la vivo, ripeto, con una spontaneità che mi appartiene. E questa è una cosa che poi forse anche la curiosità, questa curiosità che ho, che mi ha spinto poi ad andare a ricercare, ad andare oltre, perché il passo successivo, dopo aver sentito mia nonna parlare, è stato quello che a 8 anni ho
Poi ho iniziato a maneggiare i tarocchi e andavo a rubare i libri a mia madre con le prefazioni o interi libri della Paola Giovetti che tutti conosciamo. E quindi all'interno c'erano delle cose che io andavo a ricercare perché volevo capire in quel momento cosa mi stesse accadendo. Quindi per me era fondamentale andare a capire, nessuno mi dava risposte, perciò dovevo andare a cercarmele io. E quindi avevo iniziato poi da lì la mia ricerca. Quindi sì, mi sono affidato e affidato fin da subito. Aspetta, eccolo qua. Cambia. Scritto da Ken, un medico americano che è andato nell'oltre, credo forse, e ha dettato a suo figlio, sì, attraverso la scrittura automatica, tutto il mondo dell'aldilà. Straordinario, mi piacerebbe tanto avere una tua opinione, spero tu lo legga. Assolutamente sì, me lo compro perché mi sta incuriosendo sempre di più. Quindi sarà il prossimo libro che leggerò, assolutamente. Valeria. Chi è la tua guida? È una suora del 1460 morta per un aneurisma. E ho iniziato, beh, lei si è presentata subito così nella prima scrittura automatica, quindi me l'aveva già detto chi era, già detto quando era morta, perché cosa è morta, mi ha descritto tutto. È stata fantastica perché poi in realtà è nata veramente un rapporto di, come dire, di amicizia, no? Sapevo che dicevi Perché poi è amicizia. così, no, ma è vero, ma è Certo. amicizia veramente. Quando uno dice la propria guida veramente mi conosce al 100%, ma al 100%. È stato bellissimo, adesso racconto questo aneddoto, il primo incontro di ricerca medianica che abbiamo fatto con Roberto, è venuto qua a casa nostra, insomma, prepariamo tutto. Roberto è un ricercatore. Diciamo sul paranormale, quindi aveva portato tutti gli strumenti necessari e atti a quella che era la ricerca, diciamo, fisica o la rilevazione fisica dei fenomeni che avvenivano durante la scrittura automatica. E abbiamo messo un registratore, c'era un registratore di fronte a me. Parto con la scrittura automatica e Suora Anna Maria scrive: siamo tutti pronti qua vicino alla tua spalla, dice il registratore non funziona. A un certo punto, insomma, Roberto si gira, guarda mia moglie, si guardano tutte e due, fa, boh, funziona, è lì, è acceso. A un certo punto suono, batterie completamente scariche, il registratore si spegne completamente. Quella è stata il primo approccio, quindi ci stavamo preparando per lavorare tutti insieme, quindi noi qua, ovviamente fisicamente, e anche il mondo spirituale, e Anna Maria che viene a dire guarda che il registratore non funziona. Cioè che effettivamente dopo un minuto proprio le batterie si sono scaricate completamente. Scaricate completamente. Fantastico. Maria. Scegliamo anche il momento e il modo per fare il trapasso. E allora, dico la verità, non ho mai ricevuto comunicazioni di questo tipo, cioè nel senso se noi lo scegliamo. Io personalmente, da quello che diciamo che sono stati un po' i miei studi, dico di sì, nel senso che tanto, come dicevo prima, tanto lo scegliamo noi. Prima di reincarnarci, quindi a seconda di quella che sarà poi la vita che decidiamo di venire a le esperienze, o meglio, di vita che decidiamo di venire a fare, e tanto dovuto anche al nostro libero arbitrio. Assolutamente sì. Oltre ai libri, hai poi Gabriella. trovato delle persone che ti hanno aiutato nella tua ricerca? Assolutamente sì. È stato tutto un alto e basso, cioè il mio percorso in questa ricerca è stato pieno di alti e bassi, un po' per le varie vicissitudini della vita, quindi interrotto più volte, poi ripreso, poi interrotto e poi ripreso. E la ripresa più grande è stata durante il viaggio di nozze che abbiamo fatto in Nepal, io e mia moglie, dove abbiamo conosciuto due persone splendide. Mimì e Bola, che loro si occupano dello sciamanesimo nepalese. È nato, oltre a una splendida amicizia, veramente da lì una gran foga di ritornare un attimo a capire quell'aspetto, quella parte di me che avevo un attimo tralasciato, avevo lasciato un attimo in un
in disparte, no? E pian piano con Mimì Ebola in quei posti fantastici, perché il Nepal è veramente fantastico, ci siamo ritornati poi 2 volte, successivamente è iniziata tutta un'avventura. Quindi da lì è ripartita la mia foga nella ricerca, e ho detto va bene, questa è la strada. Mi è ritornata di nuovo in mezzo, devo cercare di prenderla e di continuare. Allora, Giuliana. Puoi venire a conoscenza anche chi sono le guide delle persone che ti contattano? Sì, allora non sempre, però a volte succede che si presentino proprio le guide, quindi che le guide vengano a comunicare. Dico non sempre perché non è sempre così. A volte nei contatti individuali succede che viene chi è vicino, chi è più atto, diciamo, a dare il messaggio in quel momento. Il messaggio di cui noi abbiamo bisogno. E a volte può succedere che sia una guida, quello sì. Letizia. Vorrei sapere se è lecito chiedere il nome del nostro spirito guida, grazie. Allora, è lecito se te lo dicono? Sì, assolutamente sì, nel senso che non sempre avviene che te lo dicano con nome e cognome, e non sempre avviene che uno li veda proprio nello specifico, anche come forma, come fisionomia. A volte può essere anche solamente una sensazione, però succede. Luisa. Buonasera, ma i nostri cari che ci hanno preceduto li rivedremo. A quanto raccontano, sì, quanto si dicono, loro sono proprio accolti da chi li ha preceduti, che ha raggiunto poi il mondo dell'oltre prima di loro. Assolutamente sì. Barbie. Le anime dell'oltre conoscono ciò che hanno fatto in vita le altre anime, i loro percorsi? Guarda, una cosa che io dico spesso, sì, ci conoscono molto meglio di noi, nel senso che tendenzialmente noi siamo un po' come, almeno io mi ci metto io, per primo di mezzo, siamo un po' come quando devono venire degli ospiti in casa, che nascondiamo la polvere sotto il tappeto, no? E quindi tendiamo a come dire, mettere sotto il tappeto tutti quelli che sono i nostri ricordi, le nostre emozioni, anche a volte le nostre angosce, preoccupazioni e paure, no? E loro sono sempre bravissimi e ottimi ricercatori di polvere sotto i tappeti, nel senso che vengono sempre a scovare assolutamente la nostra minima parte che noi vogliamo nascondere, però sulla quale noi dobbiamo puntare la nostra attenzione e andare a lavorare. E quindi sono fantastici, sono veramente fantastici, perché loro ci conoscono molto, ma molto meglio di noi. Alice. Avviene in qualsiasi posto da scrittura automatico, devi metterti in un posto preciso, tipo seduto a un tavolo. Allora, la cosa migliore, Alice, è sedersi a un tavolo. Quella è la cosa migliore, nel senso che mi dà un po' più di comodità. Con l'andare del tempo poi ho imparato a utilizzare diversi approcci proprio per sentirmi in assoluto meglio. Però puoi venire veramente ovunque. Sì, mi è capitato di farla anche in un parco. Bene, al momento non abbiamo altre domande, e quindi aspetta, mica vero. Però ti voglio mettere anche questo. Sarebbe molto interessante fare una diretta come. Aspetta, devo metterti quello prima, aspetta, perché sennò mi scappano. Letizia. È una bellissima aura colorata, complimenti, ti ringrazio. Grazie Letizia. Fantastico. Adesso torno d'Angela. Eder, sarebbe molto interessante fare una diretta come quella di stasera, ma con il tuo ospite che effettua scrittura automatica e ispirata, e te, Eder, che canalizzi. Incontro di due anime meravigliose al servizio dell'oltre. Allora, io faccio solo dimostrazioni pubbliche. In realtà, per una scelta mia, non faccio nessun tipo di contatto. Per rispetto verso le persone, ma in primis verso il mondo spirituale, e non so se Noah abbia lo stesso concetto. Io però non è proprio un'etica mia, non vado contro nessuno, però è proprio un'etica mia. No, In una dimostrazione condivido. pubblica davanti alle persone, sì. Io condivido e
solitamente la scrittura automatica la faccio appunto per onore della ricerca medianica, che è quello che noi facciamo, ma anche per quelli che poi dopo sono gli incontri individuali, quindi a tu per tu con la persona, però per uno scopo ben preciso, che è quello del contatto. Essendo il contatto qualcosa di privato, che va a toccare le proprie parti, come dicevo prima, no? Di cose che abbiamo dentro la nostra anima, secondo me è qualcosa che deve essere vissuto, diciamo, come dire, personalmente, non in pubblico, ma perché riguarda qualcosa di noi, qualcosa di privato. Aspetta che ho perso. Aspetta, Roberta. Noi quando oltrepassiamo incontriamo anche le famiglie conosciute in altre vite, beh, diciamo che incontriamo, sì, volendo, anche le famiglie conosciute in altre vite, molto probabilmente noi stiamo già vivendo con le famiglie che abbiamo conosciuto in altre vite, nel senso che se andiamo un attimo a sondare tutto ciò che riguarda la reincarnazione in gruppi di anime, effettivamente possiamo aver tanto già qua. A volte io mi chiedo, tipo, chi, diciamo, noi possiamo già aver avuto, con chi abbiamo già avuto a che fare in altre vite, no? E ci capita che il più delle volte abbiamo una persona, la conosciamo e diciamo: questa persona mi sembra di averla già vista, mi sembra di averci già passato una vita. Forse questa sensazione riguarda anche quello che può essere il discorso delle nostre famiglie precedenti, ma non solamente famiglie precedenti, ma anche amicizie precedenti. Luigia. Luisa, i nostri cari conoscono il nostro futuro? Sì, con il fatto che loro conoscono anche la nostra capacità del nostro libero arbitrio, cioè nel senso che noi tante volte non lo prendiamo in considerazione, ma tantissimo il nostro modo di fare, il nostro atteggiamento, la nostra volontà va a incidere tanto su quelle che sono le scelte. Quindi loro quello che danno sono sostanzialmente non proprio una precisa, se non in alcuni casi, una precisa conoscenza del futuro, del nostro futuro personale, ma tanto un avvertimento per farci capire che se tutto rimane così, quella è la strada dove noi vogliamo andare. Allora, c'è, aspetta me, c'è Angela che si scusa con noi, ma non... Subito. quando ci ha chiesto se potevamo fare una diretta Ah! come stasera, ma che io ho risposto io non faccio questo e lei si sta No, scusando. ma non c'è nulla di No, cui infatti scusarsi, non... figuriamoci. Assolutamente no. Cioè, è giusto che comunque, insomma, almeno e anche io, insomma, abbiamo risposto per quello che è il nostro pensiero, insomma, ma ci sta, è chiaro che sarebbe molto, molto bello, molto interessante, magari sicuramente, però è Sì. più per un qualcosa di, come dicevamo prima, per un qualcosa di personale, cioè nel senso per un qualcosa Ma di anche individuale. perché, sai, mentre tu sei in trance io potrei andare a canalizzare tutt'altro, cioè non credo che sia una cosa che abbia logica, no? Però non c'è niente da chiedere scusa, Angela, le domande vanno fatte. E tutte hanno un senso, quindi figurati, Assolutamente. assolutamente. Chiedo il coro, assolutamente. Aspetta, allora, adesso ti dico chi è. Aspetta, Gabriella. Gabriella, ti capita quando effettui la scrittura anche di vedere qualcosa o qualcuno? Sì, allora quando faccio scrittura automatica e solitamente ho visualizzazioni o sento suoni o mi arrivano determinate informazioni, mi capita proprio di sognare, cioè in quel momento la percezione di quello che mi arriva è molto simile a quella del sogno, è come quando uno sogna di notte e poi si sveglia dopo il sogno, la stessa identica cosa. Mi capita molto spesso, a volte succede anche che alcune volte quello che io poi vedo non è all'interno della scrittura, ma ha un significato per la persona alla quale io sto facendo la scrittura automatica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è tutto molto più vivo e vivido.
A tal proposito vorrei raccontare, non so se ci sono poi altre No, domande. approfitto Ok? subito prima che ne Allora ne arrivano altre. approfitto, entro subito, volo, di una situazione, proprio per spiegare il discorso dello stato di trance, che è molto particolare. In una sessione di sperimentazione, tutto si stava svolgendo in modo regolare, vado in trance, inizia a fare scrittura automatica, insomma una cosa o un'altra, e mi capita di prendere in mano la penna, ma io chiaramente stavo dormendo, quindi non mi sono accorto completamente di nulla, ma niente, di scrivere con la penna chiusa. Quindi avevo la penna completamente chiusa. In quel momento, non so che cosa sia successo nello specifico, ma mi sentivo al di fuori del mio corpo, esattamente spostato nel lato sinistro. Okay? E a un certo punto è come se qualcuno mi avesse dato letteralmente una sgomitata e io fossi rientrato in un qualche modo e mi sono risvegliato come da un sonno profondo dicendo no, un po' come quando uno fa un incubo, no? La stessa identica cosa. E non capivo cos'era quel no, quindi ho avuto, cioè, ci sono anche i video, però è meglio non farli vedere quelli, perché proprio c'è un momento in cui sto 5 minuti a cercare di capire che cosa fosse successo, fino a quando poi non ho preso un attimo di coscienza e ho capito che all'interno c'avevo la penna con il tappo e quindi ho scaraventato via il tappo e poi mi sono rimesso di nuovo con calma e ho ripreso di nuovo il contatto. Però è stata un'emozione veramente molto forte, molto molto. Allora, sono arrivate le domande. Luigia. Grazie Chiunque può fare scrittura automatica o necessitiamo di doti particolari? Grazie. Allora, io penso che ci debba essere qualcosa che, come dire, che crei un link, quindi non è un qualcosa che possano far tutti, nel senso che ti ci devi trovare un po'. Ti deve appartenere, non so come fare a spiegarmi, diciamo, meglio. È un qualcosa che lo devi sentire e che devi sentire che quella è la strada che devi iniziare a percorrere. Sicuramente chi ha, diciamo, determinate predisposizioni, quelle che possono essere, non so, la sensitività o una spiccata, come dire, uno spiccato utilizzo di quelli che sono i propri poteri psichici, magari può iniziare un attimino a. Ma la scrittura automatica di per sé è una cosa che veramente ti prende dal momento in cui quella è la strada che devi perseguire. Non so se mi sono spiegato un po' quello che io stavo raccontando prima del sogno, no? Penso che il sogno non sia venuto per niente, nel senso che quella consapevolezza che ho acquisito dopo il sogno è stata quella che mi è servita poi per iniziare quello che è stato il mio percorso. Quindi ci deve essere un segnale indicatore molto forte che ti scuote dentro e che da dentro poi inizia a lavorare in questo senso. Angela. Ti è mai capitato di svegliarti durante la notte e avvertire la necessità di scrivere? Allora, durante la notte mi capita spessissimo a volte di svegliarmi, sì, e avvertire la necessità di scrivere, no, avvertire la necessità di scrivere, no, però di svegliarmi durante la notte, sì. Molte volte è sempre quasi lo stesso identico orario. Hai trovato una guida qui sulla Terra? Ne ho trovate tante, ne ho trovate tantissime, Cristina, nel senso che io penso che abbiamo tantissime guide. Che ci seguono ovviamente dal mondo spirituale, quello sì, però abbiamo dei tasselli, un po' dei puzzle che ci vanno a completamento anche nel nostro percorso sulla Terra, assolutamente sì. Quello che dicevo prima di Mimì Ebola, ma come anche Edel, ma come prima ad esempio un'altra signora che mi ha accompagnato durante la fase adolescenziale in quello che è il percorso spirituale, sì, sono veramente come dire, vanno a chiudere il nostro percorso, cioè ci vanno a far capire il sentiero che stiamo percorrendo e ce ne danno sempre di più via via una consapevolezza maggiore. È una domanda alla quale tu hai già risposto, Barbie. Te l'ho ridata, però hai già risposto prima. Le anime sanno cosa hanno fatto in vita le altre anime? Sì, è quello che dicevo prima, loro ci conoscono molto meglio di quanto noi possiamo conoscere noi stessi. Sì.
abbiamo domande, siamo ancora io e te. Oh. Senti, Ok. hai qualcos'altro che ci vuoi raccontare? Magari qualche episodio che ti è capitato particolare oppure che ne so? Beh, sì, è un altro step di quella che è stata un po' la mia ricerca, ma poi in realtà più che in quel caso ero sempre nella fase adolescenziale, è stato poco prima della scrittura automatica. E, il bello è che è successo tutto un giorno dove in realtà non mi sarei mai aspettato nulla. Ero ad un evento organizzato per i bambini del Sahrawi, quindi un evento di beneficenza dove ospitavamo in una situazione di oasi questi bambini e io mi occupavo di fare l'animatore e quindi insomma intrattenere i bambini facendoli colorare, disegnare, fare, no? E via discorrendo finché poi insomma arriva il pomeriggio e questi bambini andavano in piscina. Quindi per loro, non ti dico la gioia nei loro volti, è stata veramente una giornata ricca, ricca, ricca perché poi sentivi la gioia di questi bambini che avevano visto la piscina, che volevano andare in piscina a giocare, no? E il pomeriggio noi animatori, insomma, ci siamo messi sotto l'ombrellone, ma tranquilli, e a chiacchierare, no? Del più del meno. E a un certo punto lì è successa un'altra cosa. Era una parte che mi mancava effettivamente a quella che era il completamento, cioè la nonna l'abbiamo sentita, insomma, la scrittura automatica, quella è arrivata dopo, però nel mentre c'è stato un episodio molto, molto strano e divertente, nel senso che sta anche creando appunto fra animatori e vedo un'ombra, chiamiamola così, ma non era propriamente un'ombra, era una forma fisica, una forma umana, a fianco. Eravamo sotto l'ombrellone, perciò ho detto, magari può essere il sole, sai, l'estate, riflessi e cose di questo tipo, e c'era questa forma vicino a questa ragazza che io conoscevo, un'animatrice, e questa forma continuava a farmi così, insomma. Mi salutava, mi dicevo, boh, sarà il riflesso, sai, il sole, il riverbero d'estate, può succedere, sai, il caldo, boh, e faccio finta di niente, insomma, continuo a chiacchierare, no? Del più del meno. E vedo di nuovo che continua a fare così, ma a muovere proprio il braccio, cioè vedo il braccio che fa così, non vedevo nitida la persona, quindi non riuscivo a capire se era veramente una persona oppure no. Io davo la colpa sempre a caldo. E finché poi a un certo punto non so cosa sia successo nello specifico, cioè nel senso come ho fatto quella volta, cioè meglio, non riuscivo a spiegarmelo allora, adesso riesco a spiegarmelo un po' meglio. E mi è venuto come un sussulto e ho detto, ho fermato un attimo la ragazza e gli ho detto, guarda, scusami un attimo, ho bisogno di chiederti una cosa. Ho detto, ma tuo zio ti è morto da poco, ma proprio così, capito? Cioè nel senso, in un modo che lei mi ha guardato un attimo ferma, poi fa, sì, perché? Che poi eravamo anche dello stesso paese, quindi di conseguenza non saltavo molto all'occhio, no? Però non sapevo che suo zio fosse morto veramente da poco e ho visto di nuovo l'ombra salutare nuovamente e poi è scomparsa. Da lì è partita tutta una fase mia di curiosità e di ricerca che mi ha portato poi a capire che, come dire, c'era una percezione anche di tipo visivo. E questa percezione via via ho iniziato a incuriosirmi, a svilupparla sempre di più, a ricercare, a sondare. Hanno cambiato forma, le percepivo dopo in un modo diverso. Quindi anche con i colori, insomma, e mi ha veramente, veramente, veramente tanto incuriosito questo aspetto. E la cosa bella che appunto mi fa felice è che è nato proprio quel giorno in cui era un evento in beneficenza dove si stava manifestando veramente la gioia in quell'evento. Bella, bella questa cosa. Stavo pensando, stiamo andando in chiusura, mancano pochi minuti. Stavo pensando a una cosa che hai detto prima, che non hai mai avuto paura. Vado a riprendere questa frase che hai detto, perché è tanto importante anche per me. Mi fa piacere che tu l'abbia detta, perché sai, tante persone hanno paura di avvicinarsi, hanno paura anche solo di pensare di poter vedere o sentire. E quindi
È stata una frase ci stava, no? Quindi in modo normale, naturale, non so come dire. Ma è che io, cioè, molto spesso vengo un po' visto in questo modo, cioè nel senso che molto probabilmente sono capace anche a comunicarlo, ma perché fa parte di me questa serenità nel poter, come dire, dialogare con il mondo spirituale, del non aver paura di chi hai a fianco, è una cosa che mi appartiene perché, appunto, come dicevo prima, è fin da bambino che mi è successo tutto questo e che l'ho presa con appunto questa grande spinta e propensione verso la curiosità. E la curiosità penso che sia stata l'arma giusta da poter utilizzare e penso che la curiosità il più delle volte, come dire, faccia cessare quelle che noi chiamiamo paure. Perché dal momento in cui conosciamo e arriviamo e portiamo alla conoscenza, la paura in quel momento cessa di esistere. Questo almeno è stato per me, cioè dal momento in cui io avevo capito che chi stava comunicando con me era la mamma di mia mamma, quindi mia nonna, che anche se io non l'ho mai conosciuta nella mia vita, ma era lei, quindi era una mia familiare, era una mia parente, non c'era esattamente nulla di cui avere paura. Chiaro che quella sera, ovviamente, come dire, ho avuto un attimino di paura perché ho detto non c'è nessuno, ancora non conoscevo, però poi è diventato qualcosa di veramente, veramente eccezionale perché penso che sia a chi si avvicina a questo percorso, penso che sia una grande possibilità e penso che la paura non sia nient'altro che un ostacolo che riusciamo ad abbattere proprio con quella che è la curiosità, con quella che è la conoscenza. Il conoscere ti toglie la paura. Perché porti alla consapevolezza, lo porti dentro di te, è un arricchire la propria anima costantemente, no? Un po' come quando dicevamo prima le scritture automatiche ti lasciano dentro qualcosa, ed è proprio così, ed è proprio così, la conoscenza ti lascia dentro qualcosa. Certo, assolutamente, però sai, adesso che stiamo andando in chiusura ho voluto riprendere quella frase perché veramente tante volte le persone hanno paura. E lo ripeto sempre, sai, mia madre diceva, bisogna avere paura dei vivi ma non dei morti. Ti devo dire nella mia esperienza, sacrosante parole, mi riferisco solo a non aver paura dei morti, però lei era una frase che ripeteva veramente spesso e io la ripeto a mia volta, soprattutto quando incontro persone che sì, vogliono fare, però c'è sempre quella ancora, no? La paura, l'affidarsi più a parole che poi non in fatto concreto. Quindi è bello comunque sentire un'altra testimonianza e anche far capire alle persone che non abbiamo bisogno di aver paura, anzi. No. Condivido il pensiero pieno perché sì, un po' come dicevo prima, la paura è come dire, è un nostro campanello d'allarme che inizia a suonare dal momento in cui c'è un qualcosa che non capiamo. Però effettivamente è vero che c'è da avere paura più dei vivi che dei morti, no? Perché l'atteggiamento di chi si avvicina dall'oltre per venire a comunicare, è proprio quello veramente con tantissima, tantissima, tantissima sensibilità, tantissima attenzione, tantissimo riguardo nei nostri confronti. Veramente si avvicinano in punta di piedi e tutto vogliono tranne il nostro spavento, il nostro timore, la Assolutamente. nostra sensazione, come dire, negativa, perché in realtà loro vengono con intenzioni veramente molto tranquille. Guarda, faccio passare ancora quest'ultima, che poi non è una domanda reale di Letizia, perché no, ho sbagliato. Ragazzi, è tardi, quindi la sottoscritta comincia a perdere i colpi. No, mi scappano i messaggi, mi vanno su, quindi quando clicco ho già andato. È Letizia.
L'anno scorso, quando eravamo in piena pandemia, chiusi letteralmente in casa, erano le 18, per cui ero sveglissimo e mi è passato accanto il mio peloso cane, che purtroppo se ne era andato nell'oltre nemmeno 20 giorni prima. Come lo spieghi questo meraviglioso evento? Beh, Adoro gli penso animali. che molto probabilmente sì, loro ci sono sempre vicini, costantemente. Hanno fatto Devono parte di sempre noi, fanno salutare. parte di quella che è, quello è il nostro percorso. Ma poi guarda, ti devo dire, vengono sempre a salutare. Sai, è una cosa che se non riescono a farsi accorgere dalle persone, vengono nei contatti e vai. Però gli animali ci sono sempre. È vero, mi è capitato molto spesso Adoro questa cosa. durante un contatto di avvertire un animale e di avvertirlo soprattutto dal punto di vista dell'emozione che provava nel tempo trascorso con il proprio padrone, con il proprio familiare, perché poi in realtà cioè diventa veramente l'animale è di famiglia, Certo, fa parte della famiglia. ma poi guarda, arrivano sempre, si fanno riconoscere. Poi mi piace come l'ha scritto il mio peloso, già da lì si capisce che tanto tanto amore per il Bau Bau. Mi è piaciuto tanto questo messaggio. Bene, Noah, siamo arrivati alle 11, è arrivato il momento di congedarci. Aspetta, aspetta, ci abbiamo ancora una domanda. L'ultima però, aspetta, passiamo questa e non scrivete più domande, tutti fermi. Allora, no, perché sennò poi aspetta, ho perso tutto. Allora, tolgo questa, metto questa, perché è una domanda importante. Giuseppina. Ai nostri cari fa piacere cercare di comunicare con loro o li disturbiamo? Assolutamente no. Non disturbiamo nessuno, per loro è un grandissimo piacere, anzi, loro arrivano per comunicare con noi. Cioè, tante volte noi pensiamo che siamo noi che andiamo verso di loro e diciamo, non so, voglio comunicare con il mio caro. In realtà sono loro che vengono a comunicare con noi. Ed è veramente bello il fatto che si presentino sempre, come dire, chi deve dare il messaggio, ma chi deve dare il messaggio che è giusto per noi, per quel momento, per quel frangente, per quello che stiamo attraversando nella nostra vita, è un po' quello che dicevo prima. I nostri cari hanno proprio la voglia di parlare con noi, no? È un po' come quando uno si trova fuori, non so, fuori in un altro stato e trovi un telefono e magari sei partita senza cellulare, senza niente, hai bisogno di chiamare. Se trovi una cabina telefonica, ti butti dentro e chiami. È la prima cosa che fai. Sei lontano da casa, non senti nessuno, lo fai. Ed è la stessa identica cosa. È veramente un'emozione molto forte e te la fanno sentire, te la comunicano. Arrivano veramente carichi quando devono venire a parlare con noi. Quindi non disturbiamo assolutamente nessuno. No. Bene, allora grazie, grazie Noah per essere stato con noi. È tardi. Grazie, grazie Edele, grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti, che sono stati in nostra compagnia questa sera. È stata veramente una serata piacevolissima, una chiacchierata dolce e allo stesso tempo costruttiva e arricchente. No, piacevolissimo, guarda, piacevolissimo stare anche in compagnia delle persone, sono stati tutti con noi tutto il tempo e quindi grazie a tutti. Come sempre, grazie a Bridge, grazie a Gaetano, grazie ai moderatori, grazie a tutte le persone, grazie a tutti, grazie Grazie. a te. E alla prossima volta, Grazie ancora. d'accordo? Grazie, Buonanotte. buonanotte a tutti, ciao, a Ciao, Dante. presto, ciao ciao ciao.